Quando si tratta di prendere appunti ci sono due grandi scuole di pensiero. C'è chi non può fare a meno del block notes e chi invece si rivolge a PC, tablet e affini. Ognuna delle due ha i suoi pro e i suoi contro. Ad esempio, prendere appunti a mano può essere sicuramente più immediato e però difficile da esportare su altre piattaforme. Beh, per una settimana io ho provato quella che potrebbe essere una terza via, un'alternativa. È il MatePad Paper di Huawei. Era stato presentato qualche mese fa e adesso è arrivato sul mercato italiano. Huawei lo presenta come un nuovo componente della famiglia MatePad che permette di fare cose a cavallo tra i due mondi, quello analogico e quello digitale. Ad esempio, leggere e prendere appunti come sulla carta, grazie anche alla M Pencil che permette di annotare direttamente sulle pagine degli ebook. Ma ci sono anche delle caratteristiche che lo avvicinano più al mondo dei tablet, come ad esempio la presenza degli altoparlanti che permette di registrare ed ascoltare note vocali con segnali libri o anche audiolibri. Quindi per una settimana ho abbandonato il mio storico blocco degli appunti e mi sono dedicata al MatePad Paper di Huawei. Vi racconto come mi sono trovata. La prima cosa che salta all'occhio è senz'altro il design. Curato, lineare e pulito, l'ho apprezzato fin da subito, insieme alla custodia in similpelle magnetica che avvolge il MatePad Paper. Lo fa sembrare un bel quaderno elegante e abbraccia anche la M Pencil che sta magneticamente attaccata al lato destro del tablet e tra l'altro si ricarica. La cosa positiva è che sono entrambe comprese in confezione. Trasmette una sensazione di buona qualità costruttiva, è anche leggero, pesa 360 grammi e abbastanza robusto da avermi permesso di infilarlo in borsa senza preoccupazioni ed uscirne indenne. Anche il retro è in similpelle, il che migliora il grip e permette di tenerlo anche con una sola mano e risolve il problema delle impronte. Sulla cornice trovano spazio due pulsanti, uno è quello di accensione che è anche un lettore delle impronte che serve a sbloccare il dispositivo. Funziona molto bene, dovete solo avere l'accortezza di registrare la vostra impronta nel modo in cui lo userete, ad esempio se siete destri con il dito della mano destra. Se siete mancini il problema non sussiste perché basta semplicemente girarlo di 180 gradi e anche in quel caso potrete tenerlo con una mano sola. L'altro tasto invece è il bilanciere del volume. Non c'è il jack da 3,5 mm, ma potrete collegare i vostri auricolari via Bluetooth se lo desiderate, ma anche ascoltare l'audio direttamente dai due altoparlanti stereo che sono posti sulla parte destra o se lo girate sulla parte superiore. Funzionava di rado e ormai nelle ore diurne tagliavano l'elettricità. Con quel genere di... C'è una singola USB-C che serve per la ricarica e il trasferimento dei dati. Il display è da 10,3 pollici, monocromatico, quindi proprio come quello dei lettori di ebook. È uno dei più ampi che io abbia visto di questo tipo sul mercato, con un rapporto schermo-corpo dell'86,3% e una cornice leggermente più spessa delle altre proprio per permettervi di tenerlo con una sola mano. Si legge in modo chiaro e nitido in qualsiasi condizione di luce, anche sotto quella diretta del sole, ma se volete leggere la sera c'è pure la retroilluminazione, che potete regolare manualmente oppure con una serie di preset come giorno e notte. Occhio perché è abbastanza potente. Quindi, tasto d'accensione e via. Al primo accesso vi viene chiesto se avete un account Huawei di loggarvi per accedere a tutta una serie di funzionalità aggiuntive. È comodo perché se avete già uno smartphone Huawei vi basterà scansionare il QR code e quindi è proprio una questione di secondi. Nella home ci sono quattro riquadri principali: calendario, note, email e libri che funzionano un po' come degli shortcut, ma sul lato sinistro dello schermo ci sono anche delle tabs che rimandano ad esempio alle applicazioni e quindi all'app gallery dove potete scaricare delle applicazioni selezionate per essere utilizzate su questo dispositivo. E quindi parliamo della cosa che più mi ha entusiasmato, che è l'applicazione delle note, perché permette di prendere appunti a mano e poi di farci varie cose digitali che su un blocco note normali non sarebbero possibili. Infatti nella dicotomia tra analogico e digitale io mi metto un po' a metà, perché se mi trovo a conferenze stampa o presentazioni preferisco prendere appunti direttamente al PC per poterli poi copia e incollare in quello che sarà l'articolo che risulterà da queste cose, mentre se invece devo preparare delle live Instagram oppure dei contenuti un po' più strutturati, quindi hanno varie parti da incastrare, preferisco organizzarmi con il block notes perché io amo gli schemi scritti a mano. Quindi sono andata diretta sull'app delle note. Bisogna innanzitutto scegliere il formato del foglio, poi il tipo di strumento con cui si vuole scrivere, perché abbiamo penna stilografica, penna sfera, matita o pennarello, il colore che può essere nero, grigio o bianco, essendo monocromatico, e lo spessore,
che ha tre possibilità, e si inizia a prendere appunti. La sensazione di scrittura è abbastanza naturale, si avvicina molto a quello che sarebbe scrivere a mano su un foglio. Il display oppone un po' di resistenza ed è abbastanza distante dall'esperienza di scrittura su un tablet classico di quelli col display touch riflettenti. Il pennino scorre velocemente sul vetro, bisogna prendere un po' di dimestichezza per trovare il giusto mix di pressione e velocità. E poi si inizia a scrivere come si deve. Il set di strumenti vi permette di scegliere tra tre modalità per cancellare, quindi selezionando un'area definita, cancellando tutto il foglio oppure utilizzandolo come una gomma normale. È possibile spostare gli oggetti con lo strumento area, scrivere a tastiera con il testo e anche inserire delle note vocali, visto che ci sono quattro microfoni, e potete poi memorizzare il punto che vi interessa con un piccolo segnalibro e da lì ripartirà la registrazione nel momento in cui la riascolterete. Ottimo per le sbobinature. È possibile anche inserire le immagini, tornare indietro o ripetere l'azione e convertire il testo scritto a mano in un testo digitale, oltre che stampare e condividere il documento. Le note, tra l'altro, possono anche essere criptate con la vostra impronta digitale. La penna può essere utilizzata anche per scrivere a mano direttamente nelle caselle di testo e al blocco note si può accedere direttamente dalla schermata di blocco. Quella del blocco note è la funzionalità che ho usato di più in assoluto, anche perché ricordo quella volta in cui avevo preso degli appunti che poi mi servivano in ufficio ma avevo lasciato a casa il quaderno e il mio coinquilino aveva dovuto mandarmi una foto, meno male che c'era in quel caso. Però la vedo molto utile anche in ambiti di studio, ad esempio per prendere appunti durante le lezioni, visto che, come nelle conferenze stampa, torna utile la possibilità di registrare delle note audio con i segnalibri. Strategica in questo caso la possibilità di scrivere con il pennino direttamente sugli ebook, che poi è la seconda modalità di cui vi andrò a parlare, visto che tra l'altro potete anche dividere la pagina a metà, dove da una parte c'è il libro e dall'altra il vostro blocco note. Quindi perfetto per chi come me ad esempio tende a sottolineare parecchio e a prendere appunti nel famigerato margine a lato del libro. Lo vedo bene per esempio nell'ambito di alcuni esercizi di antologia dove bisogna dividere il testo in sequenze o anche per fare la parafrasi, che ne so, magari dell'Iliade, oppure anche per dei semplici compiti di matematica dove avete le espressioni da un lato e la possibilità di risolvere dall'altro, senza contare anche lo studio di una lingua. L'altra possibilità che ho particolarmente apprezzato, come vi dicevo, è quella di leggere gli ebook direttamente dal dispositivo con la qualità che caratterizza questo tipo di display che non affatica l'occhio durante la lettura. Si possono scaricare dal bookstore interno, ma anche dal browser, visto che sono supportati tutti i formati più utilizzati, come ad esempio l'EPUB o il PDF, ma anche caricare via USB-C. Se invece siete così fortunati da avere una vostra intera libreria sul NAS, potete accedere e scaricarli da lì. Un'altra possibilità ulteriore è quella di ascoltare gli audiolibri direttamente in cuffia, visto che potete associarla via Bluetooth, oppure appunto, come vi dicevo, con gli altoparlanti. Oltre a queste due modalità, che sono quelle per cui ho sfruttato di più questo dispositivo, c'è anche la possibilità di collegarsi a un account di posta elettronica per controllare l'email e anche navigare sul web. Ovviamente, essendo monocromatico, ci saranno pagine web che si prestano meglio alla lettura rispetto ad altre. Ma io lo vedo bene anche per un utilizzo, ad esempio, a letto la sera, volendo leggere un giornale e non volendo magari disturbare chi si trova accanto a noi con il display super sparaflesciato dello smartphone, potete utilizzare il MatePad Paper, che con la sua retroilluminazione discreta non porta disturbo né a voi, ai vostri occhi, né agli altri. Tra l'altro, con la connessione Super Device, caratteristica dell'ecosistema Huawei, potreste anche decidere di proiettare ciò che sta sullo schermo del vostro PC direttamente sul MatePad Paper. La frequenza di aggiornamento ovviamente è quella propria dei dispositivi a inchiostro elettronico, quindi non ha niente a che vedere con i display LCD oppure OLED. Ed è possibile anche aggiornare manualmente la pagina oppure regolare l'aggiornamento a seconda di che cosa si sta visualizzando, che si tratti ad esempio di una pagina di un ebook che non ha bisogno di essere aggiornata spesso, oppure invece di una pagina web che stiamo scorrendo. La connessione è solo Wi-Fi, anche se a bordo c'è un processore Kirin 820E, che di solito si trova sugli smartphone predisposti al 5G. La configurazione è unica, con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, dove troveranno posto tutti i vostri libri in formato digitale. La navigazione all'interno del sistema operativo, che è Harmony OS 2, è abbastanza intuitiva, visto che richiama quella degli smartphone. Se strisciate dai lati delle pagine verso la cornice tornerete indietro, mentre se fate swipe down dall'alto vedrete le notifiche e se fate swipe up dal basso tornerete alla home oppure potrete gestire le applicazioni aperte. Se trascinate l'angolo destro verso il centro aprirete un pannello di controllo che rapidamente vi darà una visuale sulle connessioni Bluetooth e Wi-Fi,
Sull'audio, sulla modalità non disturbare, la proiezione wireless, la possibilità di fare uno screenshot, il tipo di aggiornamento, normale o intelligente, e le modalità di illuminazione. Per quanto riguarda l'autonomia, io lo sto utilizzando da una settimana e finora ho dovuto ricaricarlo una sola volta. Ovviamente dipende moltissimo dall'utilizzo che ne fate. Io l'ho usato molto per fare tutti questi test e metterlo alla prova. Generalmente dura un po' meno rispetto a un ebook reader puro, visto che quello si limita semplicemente a riprodurre delle immagini in monocromo, mentre qui avete molte più possibilità. Quindi, un bilancio della mia esperienza di questa settimana. Prendere appunti in questo modo ha funzionato? Beh, per me sì, perché il MatePad si è inserito efficacemente all'interno della mia routine lavorativa e anche del tempo libero, perché ci ho letto un po' di libri. L'autonomia mi ha permesso di poterci contare e così non perdere più in giro i miei appunti. Se vi interessa una soluzione del genere, il prezzo di listino di questo dispositivo è di 499€ e comprende la M Pen di seconda generazione e la Cover. Un prezzo abbastanza elevato in generale, ma in linea con quello che offre e anche con altri prodotti simili, dove però magari bisogna acquistare la Cover e la penna separatamente. E voi avevate mai preso in considerazione un dispositivo del genere? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di metterci un like, seguire il canale di HDBlog e andare a leggere l'articolo in descrizione. Per oggi è tutto, un saluto da Elena. Ciao!